Signora, cosa ne pensa del presepe vivente? Ma noi quest'anno è una novità. Quest'anno sì, perché non è stato mai fatto. Comunque è bello da vedere, come no. Come no, credo. Cosa le chiedono i bambini? Vogliono soprattutto il zucchero filato, la cioccolata e le caramelle. No, adesso se sono bravi glieli diamo, se no carbone per tutti. Mi raccomando. Gli elfi si riposano. Beh, abbiamo iniziato stamattina, quindi siamo già qui dall'alba quasi, dall'alba. Comunque la giornata, vedo che c'è gente, quindi c'è partecipazione, la cosa ci fa molto piacere. Grazie a te. Come stanno andando gli acquisti di Natale? A rilento, c'è tanta gente che è partita, anche se c'è crisi, però chi ha la casa in montagna comunque è partito. Speriamo nel pomeriggio e in domenica prossima. Grazie, grazie, anche a lei. Buon Natale. Questa bellissima piazza della Chiesa, che illuminano la nostra tradizione cattolica, che illuminano i nostri valori, che saranno sicuramente la guida per uscire fuori dalla crisi, per dare a tutti i cittadini di Garbagnate quello spirito di mettercela tutta, perché comunque le tasse, la benzina, le pensioni rimandate di anni possano essere compensati da un futuro decisamente migliore. A tutti i garbagnatesi l'augurio che questo sia un anno infelice all'inizio, ma felicissimo nella parte finale. Auguri a tutti.